Ciao a tutti popolo di Lega Nerd, sono Simone di Bricknauts e in questo video vi parlo dei progetti caricati nella First Review 2021 su Lego Ideas. Ma prima di tutto, mi raccomando, campanellina, attivate le notifiche per rimanere sempre aggiornati sulle news Lego. Ai primi di maggio si è chiusa la First Review 2021 con un numero esagerato di progetti, parliamo di 57 progetti, ed è di nuovo record di progetti. Infatti quella precedente che aveva avuto il maggior numero è stata la Second Review del 2020 con 35 progetti. Qua invece siamo andati ben oltre. Abbiamo visto infatti nelle scorse settimane, negli scorsi mesi, che quasi settimanalmente ben due progetti finivano nei 10.000 ed entravano ovviamente di diritto nella First Review. Vediamo ora velocemente tutti i progetti caricati con le loro foto del progetto. Lego su questo numero elevato di progetti non si è ancora pronunciato, nonostante l'anno scorso abbia fatto capire con un post che potrebbero esserci delle modifiche al regolamento di Lego Ideas, però al momento ancora non sappiamo quali sono. Tra questi progetti che vediamo ora, alcuni sono noti perché già visti in review passate, come ad esempio il set di The Office, la serie televisiva americana, che addirittura in questa review è presente due volte. Già un'altra volta avevamo trovato due set identici di The Office in una review, scartati poi entrambi. Un altro progetto molto in voga nelle ultime review sono quelli dedicati al videogioco Among Us, e anche in questa ovviamente non manca. Abbiamo poi tra i nomi noti i due busti di Asterix e Obelix creati da Zeto Vince, il greco famoso per il busto di Iron Man. Abbiamo nuovamente un progetto a tema SpaceX, la Starship and Super Heavy, che quasi certamente però già sappiamo non passerà. Ritroviamo di nuovo la casetta dei sette nani di Anne Was Yellow First, già arrivata a 10.000 in una precedente review e scartata. Abbiamo questo Lego Technic Scania creato dall'italiano Marco. È presente poi un altro progetto di Brent Waller, il creatore della Ecto 1 e del calendario delle stagioni, che è ora sul Bricklink Designer Program. E qui invece vediamo l'ufficio di Mulder nella serie televisiva X-Files. Anche Jason Cram è entrato in questa review con questa spettacolare nave vichinga, di cui troviamo le istruzioni gratuite sul sito stonewars.de. È passato anche questo incredibile progetto di una pista ciclabile di cui ne avevamo parlato qualche tempo fa in un nostro articolo. Lego infatti ha già creato una pista ciclabile negli ultimi set City, però è molto piccola. Abbiamo poi l'incredibile progetto di Jody e Roberto dedicato a Charlie e la fabbrica di cioccolato di Willy Wonka, assieme ai trulli di Albero Bello di Renato Lo Vicario. Quindi, come abbiamo visto, è veramente piena di progetti questa review di tutti i tipi. Staremo a vedere cosa farà Lego. Secondo le nostre aspettative, come per l'ultima volta, ne farà passare uno o al massimo due, proprio per cercare di dare un segnale a tutti i progettisti Lego Ideas che un numero alto di progetti non significa un numero alto poi di set rilasciati in vendita. Rimane ora da sapere quali sono i risultati della Third Review 2020, l'ultima dell'anno scorso, che si dovrebbero ipoteticamente sapere fra un mesetto circa. Lego infatti ci ha abituato ormai che a distanza di un mese dalla chiusura di una review viene comunicato poi il risultato della review precedente. Qui possiamo vedere i progetti che sono attualmente appunto nella Third Review e di cui dovremo sapere qualcosa i primi di giugno. Anche in questo caso abbiamo una molteplicità di progetti, dal Poining allo Skyline del Colosseo, che quasi certamente, visto il set uscito l'anno scorso, non passerà. La casa di Mystery Shack, molto carina, l'avevamo già vista una che poi era stata scartata perché molto probabilmente il creatore della casa era un dipendente Lego. Abbiamo poi il libro con le casette degli Hobbit, creato da Felix Stissien, il creatore del Saturn 5. E renderizzato da Gabriele Zannotti. Abbiamo poi la casa di Jumanji, molto molto carina e interessante, sulla quale molti di noi hanno piazzato gli occhi, e l'auto da corsa molto bella creata da Alexander Rossier, che abbiamo imparato a conoscere in questi ultimi anni.
Oltre a questo c'è il camion della spazzatura creato da un giovanissimo costruttore Lego e sponsorizzato addirittura da Jason Alleman per l'ingegnosità del meccanismo con cui i bidoni vengono presi e buttati nel cassone. Come detto in precedenza, anche qui abbiamo un progetto dedicato al videogioco Among Us, una nave romana molto molto bella, l'ennesima casa della famiglia Adams ed il famoso progetto dedicato alla macchina per eseguire le tacche in ospedale. Attendiamo quindi i primi di giugno per sapere i risultati di questi 25 progetti e quale tra questi passerà e diventerà un progetto Lego Ideas ufficiale. Non è detto comunque che ci sia un progetto che verrà scelto, come in altre volte infatti non è stato scelto alcun progetto per cui la review è andata a monte. Se siete curiosi di sapere quali sono questi progetti che sono passati, quelli che non sono passati, relativi alle review precedenti, quindi da quando Lego Ideas è diventato effettivamente Lego Ideas dalla versione precedente Lego Chiuso, potete cliccare nel link in fondo a questo articolo e andare a vedere tutti i 5 anni precedenti di review che vanno dal 2014 al 2019, con tutti i progetti passati, quelli che hanno vinto, quelli scartati e qualche aneddoto dedicato un po' a tutti questi progetti. Per questa settimana su Lego Ideas è tutto, se vi è piaciuto il video mi raccomando un bel mi piace e noi ci vediamo alla prossima news. Ciao a tutti!